My NXT rookie is Daniel Bryan. Daniel Bryan? You gotta be kidding me! You haven't been in the WWE for a minute. Become a star in the WWE. But where's your personality? Where's your charisma? Answer your critics. You haven't done anything in the WWE. Ever since I could remember, everything inside of me just wanted to fit in. WWE Universe is becoming a believer in Daniel Bryan. I get the feeling just because everything I touch isn't dark enough that this problem lies in me. I'm only a man with a cable got me. I'm taking a stand to escape what's inside me. It proves that when I step in this ring, there is nobody better than Daniel Bryan! Daniel Bryan has never held the gold. Could tonight be Daniel Bryan's night? It is my job to ensure the best product for everybody. I did what I did to ensure the future of WWE. Daniel Bryan is not the man we want. He is not the face of the WWE. The authority, they don't want Daniel Bryan. Cold, hard fact of life. Some guys get to the top, some guys don't. Daniel, not everyone can be WWE championship material. You're like, what, 5'8", 200 pounds? You are a B. B-plus player. That's a good little spot for you, Daniel. I protected Daniel Bryan for all of you. He is just not good enough to succeed. You don't listen to these people. You don't listen for their obvious desire to see somebody like me succeed. We are not going to take it anymore. I've never seen anything like this in my life. Don't you disrespect my family's name. Listen, is if I beat the crap out of you at WrestleMania. Daniel Bryan's handcuffed! Let go of me! I am getting tired of your little fantasy crap. A monster. I will put an end to your pathetic yes movement. I turn into a monster. You want to fight me at WrestleMania? You're on! With these people, I am stronger than ever. You feel like a girl! I'm taking a stand. We have a voice! A monster. I've turned into a monster. A monster. And it keeps getting stronger. Here I stand, unbroken, with these people behind me. Amici telespettatori del WWE Italian Show, ben ritrovati da Lewis e Mike, qui con voi sempre a New Orleans per assistere all'edizione di Raw post WrestleMania. Siamo ancora qui a New Orleans, Justin Roberts introduce il nuovo campione mondiale dei pesi massimi della WWE, signori, Daniel Bryan, che ieri sera, nella notte dello Showcase of Immortal, ha battuto Randy Orton e Batista, diventando il campione indiscusso. Dopo aver sconfitto Triple H a inizio serata,
E dunque, ieri Daniel Bryan ha scritto la storia, la sua storia qui nella WWE. O comunque ha iniziato a scrivere, se vogliamo. E infatti, colui che era sempre stato considerato un B plus player, un giocatore di serie B che non era in grado di ambire a titoli ben più alti. Esatto. Riguardiamo gli highlights di ieri sera WrestleMania, con le immagini appunto della festa, tutta New Orleans in festa per il nuovo campione indiscusso, Yes Movement, Yes Man, sì Man, faccia di capra, Daniel Bryan, eccolo. E non potevamo che aprire la puntata Raw post WrestleMania se non con il nuovo campione che appunto apre le danze in questo cammino post WrestleMania per un altro WrestleMania che sarà tra un anno. Sentiamo cosa il nuovo campione indiscusso vorrà dire. Get used to that face, JBL. That's the new face of the WWE. Lord help us. Looks like a hair explosion. This has got to really feel good to that young man. Stramegovazione di New Orleans per faccia di capra. Tutti per lui e con lui. E non si fermano. Yes we can. Obama. Che parenti Obama, Non vi siete stancati di dirlo? No. Non si stancheranno mai. Ragazzi, io vi capisco, ma ora per me è difficile alzare le mani avendo due titoli. Lo farò ancora una volta sperando che non mi si rompano le spalle. My shoulders a break. Lo rifaccio. Ogni cintura pesa 15 kg, Mike. Pregate. Si sta allenando. Si sta allenando, sì. Fai pesi. Ora fa palestra. Mo piange. Tutto questo è divertente. When I started doing this. Perché due anni fa ho iniziato a fare questo segno. E ora sono qui il giorno dopo di WrestleMania 30 e sembra che tutto il WWE Universe è stato unito da una sola parola. Yes. You deserve it. Tu ne hai bisogno. Te lo meriti. Emozionato Daniel Bryan. Una nuova era dopo i grandi campioni del passato, grandi veterani. Ora abbiamo Daniel Bryan. Io penso che voi vi meritate questo momento.
Perché quando ho iniziato a fare lo yes movement, non era solo una parola o un movimento, ma riguardava il potere che tutti voi avete. Potete cambiare tutto, e grazie a voi ieri sera ho battuto l'Authority e sono qui come il nuovo campione del mondo mondiale, del mondo dei pesi massimi della WWE. Mo però dai, su. Tanto dura poco, secondo me, Daniel Bryan come campione. Hai detto proprio bene, amico mio. E qua ti volevo, Mike. A interrompere la celebrazione di Daniel Bryan non poteva mancare che lui, l'uomo beffato ieri nel WrestleMania, l'Authority, Triple H, accompagnato dalla moglie Stephanie, che ha cercato in tutti i modi di indebolire Daniel Bryan ieri, nonostante la sconfitta, cercando in tutti i modi di non farlo arrivare sano nel main event, ma purtroppo non ci è riuscito. Comunque non è bastato quello che gli ha fatto. Sì. Che te devo dire? Vabbè. Da notare yes yes attorno alla... Sì, come decorazione. Sì. Beh, lo fece John Cena quando vinse il suo primo titolo della Piga con la cosa che rotella. Spinner. Lo spinner. Anche Edge poi con la R. Ah, anche Edge, esatto, con la R di Rated R Superstar. Triple H serio, ma in realtà sotto quel suo bel pizzetto alla Lemmy nasconde un'incazzatura di Serie A da scudetto, devo dire, anzi da triplete. Da notare Stefani sempre più buona, ma devo dire che l'età MILF aiuta. Fa le polpette al marito in pasta. Bagnato, non entrerò nel ring, Daniel Bryan, perché non voglio fare qualcosa di cui potrei pentirmi. Davvero non entrerai? No. Oh. No. Questo non si fa. Questo non si fa. Continua a fare affronti Daniel Bryan, no? Non si ferma qui. Enjoy. Divertiti nel tuo momento, perché hai solo questo, Daniel. It's not gonna last. They know it, you know it, I know it. It can't last and it won't. Matter of fact, it won't even. Non durerà molto. Infatti non durerà fino a questa notte. E me ne occuperò personalmente, perché questa sera tu difenderai il titolo su questo ring contro di me. E diventerò campione per la 14ª volta. Porrò fine a questa schifezza, porrò fine a te. Azzitterò tutte le loro bocche e tutto il mondo. Tu puoi sorridere, puoi fare tutto quello che vuoi, ma la realtà è che questo è il mio show e non c'è nessuna cosa che tu possa fare a proposito. Sta cattivo, Triple H.